Giovanni Cavallari, assessore al Comune di Teramo, si presenta ufficialmente per le regionali 2024 nella lista del presidente, appoggiando così il candidato Luciano D'Amico, presente all'apertura della sua sede elettorale, arrivato anche per sostenere il suo collega di giunta, l'assessore Valdo Di Bonaventura, candidato con Azione. Quest'ultimo, facendogli in bocca al lupo a Cavallari, spera di essere insieme tra i banchi del Consiglio regionale. Cavallari sottolinea come la sua candidatura sia stata voluta proprio in appoggio al candidato scelto dal centro-sinistra. Oltre al fatto che un progetto civico che si è coagulato insieme a quello del sindaco D'Alberto 4 anni fa, che adesso dobbiamo esportare a livello regionale e che con il contributo dei civici teramani vogliamo portare Luciano D'Amico ovviamente ad essere il presidente della regione. Siamo riusciti a creare una coalizione ampissima che non si ricordava dai tempi di Prodi. Oggi, voglio dire, riproponiamo a livello nazionale diciamo, un metodo che potrebbe essere esportato. Quello che stiamo vedendo nel centrodestra, in Sardegna, non solo in Sardegna, ma anche in Abruzzo, rappresenta proprio il contrario di quello che è stato Insieme lo fatto dobbiamo ovviamente esportare a livello Forte non regionale, solo dei voti ma anche dell'appoggio dell'amministrazione. Un progetto comune dei civici che stanno presentando veramente un modello nuovo che può essere chiamato modello d'Alberto. Questo è un vero modello vincente che dobbiamo esportare da Teramo in tutta la regione Abruzzo. Possiamo dire che l'amministrazione comunale appoggia Giovanni Cavallari? L'amministrazione di Teramo appoggia Luciano D'Amico, quindi tutta la coalizione, che crea una corrispondenza netta, chiara, con il gruppo di Azione, che ha fatto dei passi avanti, passando al gruppo misto con la figura di Alessio Di Egidio. C'è un dialogo, un'interlocuzione, ma Azione al momento è ancora una forza che è all'opposizione al comune di Teramo. Io chiedo corrispondenza, coerenza e non ambiguità nelle forze di coalizione. Non si può stare in regione da una parte, in provincia da una parte, al comune capoluogo dall'altra. Quindi c'è un percorso che è iniziato, che proseguirà, e quindi non è un fatto legato alla candidatura di Valdo, al quale va ovviamente tutta la vicinanza non solo mia, ma di tutto il percorso anche amministrativo che c'è a Teramo. È semplicemente una questione di chiarezza politica, con un discorso che è iniziato ma che non è ancora arrivato a compimento.